In arrivo modifiche alle corse dei bus in Val di Bisenzio, i sindaci chiedono il servizio a chiamata e il biglietto unico bus treno. 350 animali curati e liberati nella stagione estiva dal Centro di Scienze Naturali che cerca volontari. Due gattini viaggiano per 200 km nel vano motore di un'auto, messi in salvo, adesso sono in cerca di adozione. Buongiorno e benvenuti al telegiornale del giorno di TV Prato. In primo piano i trasporti. Sono state illustrate in provincia da Autolinee Toscane le novità del trasporto pubblico in Val di Bisenzio. Il piano di riorganizzazione prevede il potenziamento delle corse nelle tratte più utilizzate dai cittadini e l'eliminazione di quelle a bassissima richiesta, ma i sindaci rilanciano con delle controproposte. Servizio a chiamata per le aree che restano penalizzate e biglietto unico integrato per bus e treno. Sono le due soluzioni invocate dai sindaci della Val di Bisenzio e messe sul piatto come controproposte in vista dell'entrata in vigore della T2, la seconda fase del servizio di trasporto pubblico locale su autobus. La rimodulazione del servizio deciso dalla Regione e definito con Autolinee Toscane prevede alcune novità. Novità che i tre primi cittadini di Vaiano, Vernio e Cantagallo lamentano essere state sommariamente illustrate ai sindaci dei comuni pratesi lunedì scorso in provincia. In quella sede rappresentanti di Autolinee Toscane hanno spiegato come sarà razionalizzato il servizio, che prevede il potenziamento delle corse nelle tratte più utilizzate dai cittadini e l'eliminazione delle corse a bassissima richiesta. Di fronte a questo scenario, i tre amministratori avanzano dunque due proposte strutturate che saranno presentate formalmente alla Regione. Servizio a chiamata appunto, in modo da collegare le zone meno servite ai principali punti di snodo, e l'attuazione immediata dell'integrazione tariffaria con un unico titolo per bus e treno, spiegano Buongiorno, Bosi e Morganti. Con queste soluzioni, oltre ad offrire un servizio più efficiente ed utile per gli abitanti delle zone più lontane, vengono eliminate dalla SR 325 le corse senza passeggeri, in modo da evitare i costi economici ed ambientali e contemporaneamente alleggerire il traffico sulla strada, aggiungono i sindaci della Val di Bisenzio. L'impegno richiesto da Buongiorno, Bosi e Morganti ad Autolinee Toscane è quello di monitorare nei primissimi giorni del nuovo orario le richieste dei possibili utenti delle corse soppresse, in modo da poter prevedere il servizio personalizzato per quei cittadini che resterebbero privi di trasporto. Al Centro di Scienze Naturali sono stati curati e liberati 350 animali selvatici nella stagione estiva, circa 700 quelli recuperati. Il CSN fa un appello per trovare nuovi volontari. Un'estate di intenso lavoro che ha richiesto un grande impegno ai dipendenti del Centro di Scienze Naturali e ai tanti volontari dell'associazione Habitus. Nei mesi estivi di quest'anno, infatti, sono arrivati nella struttura 677 animali. 350 sono stati curati e liberati, gli ultimi 40 nel mese di ottobre. Al CSN sono passate volpi, daini, cervi, ghiri, ricci e una varietà impressionante di uccelli, fra cui per la prima volta un falco pellegrino ritrovato ferito alle cascine di tavola e un cuculo che sono già stati reintrodotti in natura. Svezzati e liberati 50 esemplari di pipistrelli. Non compreso in questi numeri c'è il gruppo inviato dalle forze dell'ordine, animali sequestrati o confiscati in quanto specie detenute illegalmente o di cui i proprietari si sono disfatti in modo non corretto. Altri 143 animali selvatici sono ancora in carico al centro o perché ancora non in grado di tornare nel loro habitat o perché possono ormai condurre una vita dignitosa solo nella struttura. E infine 181 purtroppo non ce l'hanno fatta nonostante le cure. Che tipo di problemi hanno gli animali che arrivano? Allora, essenzialmente si tratta di pulcini o cuccioli che le persone ritrovano sul territorio, nella città di Prato, oppure animali feriti. In quel caso però non possono portarli direttamente da noi, ma devono fare riferimento o alla Polizia Municipale oppure a SOS Animali, che è convenzionato con il Comune di Prato. Abbiamo bisogno di forze perché questo lavoro è molto impegnativo. 600 animali, 700 animali che devi allattare ogni ora e mezzo, ogni tre ore, che devi nutrire, ovviamente la sola forza lavorativa del dipendente non è sufficiente. E anche quest'anno abbiamo avuto l'associazione Habitus che ci ha aiutato tantissimo con i loro volontari per coprire un po' tutti i turni, dalla mattina alle 7 fino alla sera a mezzanotte, ma è particolarmente importante appunto avere volontariato, quindi facciamo un appello a tutti coloro che hanno voglia di dedicare un pochino del loro tempo alla fauna, a darci una mano, di fare riferimento alla nostra associazione di volontariato, che è l'associazione Habitus Onlus.
Restiamo in tema di animali e raccontiamo la storia a lieto fine di due amici a quattro zampe, due cuccioli di gatto di circa un mese e mezzo di età, che sono stati salvati dopo aver percorso 200 chilometri da Piombino a Prato, incastrati nel vano motore di un'auto. Ad accorgersi del miagolio sospetto è stato ieri il proprietario della vettura, una volta rientrato dal mare. L'automobilista ha chiesto aiuto e così a Paperino sono intervenuti i volontari della LAV, insieme a quelli dell'Associazione Oasi Felina di Prato, attuale gestore dell'oasi comunale per i gatti abbandonati. I volontari delle due associazioni sono riusciti ad estrarre dal motore i due gatti e a metterli in sicurezza. Si tratta molto probabilmente di due fratellini appartenenti alla stessa cucciolata, un maschietto ed una femminuccia. I gattini si trovano adesso ospiti di una ragazza del posto che per prima aveva chiamato i soccorsi e sono in attesa di adozione. Per informazioni è possibile rivolgersi alla LAV oppure all'Oasi Felina. Parliamo adesso di sport e solidarietà, serata benefica organizzata dal Foot Golf Prato a favore dell'associazione La Forza di Gio. Vediamo. Mentre il Prato recrimina, oppure festeggia, secondo i punti di vista sempre opinabili nel calcio, per il pareggio casalingo con il Forlì per 2-2, proseguono le iniziative benefiche promosse da appassionati e tifosi. Al Golf Club Le Pavoniere si è tenuto l'evento benefico organizzato dal Foot Golf Prato in favore della Forza di Gio, l'associazione legata a Giovanni Fuochi che da anni combatte contro il tumore cerebrale infantile. Noi siamo orgogliosi di essere stati scelti tramite quelli del Fiordaliso, tramite Gianfranco Gori, siamo stati scelti appunto per far parte di questo progetto benefico insieme a altre società pratesi, e per noi è un onore riuscire a coniugare sport e divertimento e soprattutto fare del bene a chi ne ha bisogno. E oggi è stata una giornata bellissima, il tempo ci ha dato una mano, tanta gente ha partecipato alla gara e tantissimo ha partecipato alla cena, e quindi una giornata da 10 e lode. Per l'occasione sono stati raccolti fondi sia durante la gara basata su uno shogun di 18 buche, sia durante la cena tenutasi al termine dell'evento sportivo, alla quale hanno partecipato anche la mamma di Joe, Monica, e i referenti dell'associazione che da anni collabora con il reparto dell'ospedale Mayer che si occupa della ricerca contro i tumori cerebrali infantili. Presenti anche quelli del Fiordaliso, impegnati a sostenere l'associazione con la vendita di braccialetti in corso presso tantissimi punti vendita in città e raffiguranti loghi delle società sportive, fra le quali ovviamente anche il Foot Golf Prato, che hanno sposato questa causa. Una bella serata all'insegna dello sport e della solidarietà. È arrivato adesso il momento delle previsioni meteorologiche, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un caloroso saluto a tutti e bentrovati a questo appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Uno sguardo all'immagine dal satellite ci mostra un vasto corpo nuvoloso che si sta approssimando alla nostra penisola. È una perturbazione proveniente dall'Atlantico che è molto lenta nel suo incedere verso Levante per l'azione di blocco esercitata da un vasto campo di alta pressione presente sull'Europa dell'Est. Ma andiamo a vedere il tempo previsto per la seconda parte della giornata di oggi sulla nostra regione. Ecco che nel corso del pomeriggio avremo l'ingresso vero e proprio del sistema perturbato frontale che porterà temporali su tutta la fascia occidentale, costiera e nord-occidentale della nostra regione. Fenomeni temporaleschi che nella fase serale si estenderanno abbastanza rapidamente al resto della nostra regione. Il tutto accompagnato da venti di scirocco piuttosto sostenuti, mari molto mossi o localmente agitati e temperature che resteranno pressoché stazionarie su valori leggermente sopra le medie di questo periodo, massime fino a 19-24 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di martedì. Nella prima parte della giornata ancora rovesci sono attesi sulla Toscana, in particolare le zone interne, con tendenza però a schiarite che si affacceranno sulle zone litoranee. I venti sono di libeccio, i mari molto mossi, agitati, le temperature in diminuzione. Uno sguardo al pomeriggio, quando le schiarite cominceranno a prevalere sulla Toscana, ma qualche residuo fenomeno, in particolare nelle zone interne montuose, sarà ancora possibile. I venti sempre di libeccio, mari mossi o molto mossi, temperature massime in calo con punte di 17-22 gradi. Bene, ho concluso, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione.
Il telegiornale del giorno si conclude qui, l'informazione è sempre aggiornata sul nostro sito www.tvprato.it, il telegiornale poi torna stasera come sempre alle 20:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.